Allora, perché voto il Movimento 5 Stelle? Perché è un movimento formato da cittadini che sono stati costretti in realtà a entrare nella, diciamo, politica, tra virgolette, delusi da quello che l'attuale politica sta facendo. Per cui sono cittadini che lavorano da 5 anni sul territorio, è un gruppo di persone che si conoscono e la lista si è formata mesi fa, con un programma preciso che tra l'altro è anche si può vedere online, per cui io sinceramente per la prima volta non mi turo più il naso e ho la gioia di votare queste persone che conosco e hanno le professionalità per cercare di migliorare un po', diciamo, quello che sta accadendo. È un'alternativa, è una vera alternativa. Assolutamente, diciamo. Sì. Diciamo, qual è il punto che ti piace di più del programma, del movimento? So che sono tutti bellissimi, sono, però... Sì, diciamo il modo di intendere la politica in generale, quindi come partecipazione, questo... Democrazia dal basso. Democrazia dal basso. Poi io lavoro nel campo delle fonti rinnovabili, per cui sono particolarmente attaccata al rinnovabile, esatto. Diciamo a queste fonti alternative e all'importanza di investire molto, perché sono... Grazie. Non sono ancora certo di votarlo, però se nel caso lo dovessi votare, è un'alternativa a quello che intorno c'è. C'è Berlusconi che non mi va, e la sinistra mi pare che si stia appoggiando a Bassolino, eccetera, e sappiamo com'è. Il programma l'hai letto, no? Del Movimento 5 Stelle? Qualcosina sì, vabbè, io ho fatto un corso ecosolidale, quindi parecchie delle alternative che hanno scelto per comunque salvaguardare l'ecosistema sono economiche, facili da fare, quindi va bene così. Mi date il wifi libero e gratuito? Il WiMAX io l'ho iniziato a studiare quando mi sono diplomato in elettronica e telecomunicazioni, sono 3-4 anni che in Italia non si vede, è una cosa economica e ormai siamo nell'era dell'internet, quindi o lo mettono oppure comunque la gente continuerà a pagare password, le chiavette. Però come impressione, come ti sembra come movimento in generale? Va bene, non credevo andasse a finire in politica, però ora che c'è è un'alternativa abbastanza valida secondo me, per quello che c'è in giro attualmente, poi si vedrà. Va bene, grazie. Ascolto da parecchio a Grillo. Sì, io ho 60 anni. Sono sempre stato un sinistra, cioè, ma da quanti anni c'ho? Sono sempre sono occupato, non ho mai chiesto niente, ho sempre sperato che qualcosa succedesse per la città, per il sud, addirittura anche per l'Italia. Tutto questo non è mai avvenuto, si politici brutti che continuano con la loro arroganza a interessare la nostra politica, ma succede tante giovani, tante generazioni che non possono niente di concreto. Quindi ho detto tu, che le è piaciuto in particolare del punto dei programmi? La libertà, la libertà, la libertà della parola, la libertà di sentire le cose. Ciao, io mi chiamo Lucio, ho 33 anni e quest'anno finalmente voterò per me stesso, nel senso che voterò il Movimento a 5 Stelle, che è composto dai cittadini liberi di questa regione, liberi al di là delle ideologie dei partiti. Io sono diciamo uno scontento dei partiti, provengo da una generazione che ha creduto anche in certe ideologie che purtroppo questi partiti non rappresentano più, essendo soltanto diventate un gruppo affaristico. Il movimento è veramente l'innovazione, perché il network di cittadini è una cosa nuova che fa paura
e che ci permetterà di stare tutti insieme in rete per creare un futuro che sia finalmente fatto con le nostre mani e non con le teste dei partiti che ne approfittano dei nostri voti. Allora, sui punti del programma, diciamo che secondo me in questo momento una battaglia importante si gioca sicuramente sull'ambiente inteso come l'acqua pubblica che sia veramente pubblica e non come cercano di farcela passare con queste società SPA, che poi sappiamo che l'SPA è sinonimo di profitto, basta, ma deve essere una società che sia davvero in mano ai comuni e quindi ai cittadini, e dall'acqua non si deve avere nessun profitto. È legato all'ambiente, direi, il discorso del lavoro, cioè nel senso che ci vuole una terza rivoluzione industriale, che sia la rivoluzione dell'industria verde, che possa permettere uno sviluppo lavorativo a questa regione, perché qui i giovani non hanno possibilità, la maggior parte se ne vanno fuori, e invece la possibilità di avere uno sviluppo energetico con le fonti alternative, quindi partendo dal solare, includendo l'eolico, il geotermico, tutte cose fattibili, e permetterà di avere nuove risorse industriali in cui le nostre menti giovani possono fare ricerca e trovare lavoro finalmente. In più permetterà alla regione di avere un'autosufficienza energetica risparmiando molti soldi e potendoli sfruttare per servizi sociali o altro per la cittadinanza.